Grazie. Allora, buonasera, sono Silvio Porcellana, appunto grazie per avermi ascoltato questa sera, per avermi dato la possibilità di raccontare un po' questa storia che vi racconterò questa sera. Allora, io sono qui in veste di creatore di questa piattaforma, è un software online per realizzare chatbot, ok? Per ora esclusivamente per Messenger, che è comunque, diciamo, la piattaforma un pochino più utilizzata, più diffusa, con 1,5 miliardi di utilizzatori e così via. Il tema, o meglio, l'argomento e quello che vorrei condividere con voi questa sera è appunto un elenco e un'analisi di quello che i miei utenti, le persone che si sono registrate sulla piattaforma, che hanno realizzato dei chatbot, diciamo che vengono utilizzati effettivamente nella vita reale, ad esempio ne abbiamo qui un esempio, che appunto ringrazio, poi dopo ci parliamo, che cosa stanno facendo, come stanno realizzando questi chatbot, quali strumenti utilizzano, che strutture vengono utilizzate, che alberi vengono creati, e poi anche come le persone che poi effettivamente interagiscono con questi chatbot lo fanno, cioè che bottoni cliccano, che percorsi seguono, quali sono le modalità principali con cui vengono effettivamente con cui effettivamente si interagisce con i chat. Il motivo qual è? Il motivo è che, contrariamente ad esempio ad un sito web, io vengo dal mondo dello sviluppo web, e dove diciamo che gran parte della conoscenza e delle competenze che uno acquisisce, le acquisisce sostanzialmente, come si dice, salendo sulle spalle dei giganti, cioè salendo sulle spalle di quelli che sono venuti prima di lui, no? Vedi il codice, insomma, il sorgente HTML di una pagina web, vedi il JavaScript, va bene, quando non è minificato e così via, però comunque hai la possibilità di vedere tutto quello che, o bene o male, una certa piattaforma ti permette. Con i chatbot questo non è possibile, ovviamente. Da un lato perché chiaramente non si ha accesso al sorgente, diciamo così. Dall'altro perché anche interagendo con un chatbot non si sa effettivamente quanto è ampio poi l'albero e quanti sono gli elementi che compongono quel chatbot. E quindi spesso se ne può avere una visione quantomeno parziale. Eppure, ovviamente, come in qualunque altro ambito, studiare che cosa effettivamente gli altri fanno, in contesti concreti, contesti reali, con dei chatbot che vengono utilizzati per degli obiettivi tendenzialmente di business veri, no? Probabilmente è molto utile per chi, come me, sviluppa anche chatbot, per chi sviluppa delle piattaforme che aiutano a creare chatbot, per chi si sta chiedendo anche che cosa si può fare, che cosa, quali funzionalità, quali utilizzi effettivamente possono venire, si possono fare attraverso, diciamo, si possono fare di questo strumento qui, che tutto sommato è uno strumento piuttosto nuovo. Alla fine le API di Messenger hanno un anno e mezzo più o meno, insomma poco più, poi tra l'altro con notevoli, come qualunque cosa di Facebook, con notevoli cambiamenti, evoluzioni, aggiustamenti e così via. Quindi sono degli strumenti molto nuovi. E quindi avere questa posizione, diciamo, privilegiata, cioè di avere sostanzialmente uno strumento, appunto una piattaforma, che persone da tutto il mondo stanno utilizzando da qualche mese, vedremo poi nei dettagli della piattaforma, io l'ho lanciata a fine settembre, inizio ottobre dell'anno scorso, quindi sono 4 mesi più o meno, 5 mesi che è attiva. Quindi vedere prima di tutto che cosa gli utenti, cioè che cosa i clienti fanno, che tipo di chatbot vengono utilizzati, e al tempo stesso vedere poi le statistiche di analisi e l'utilizzo che effettivamente, l'interazione che effettivamente avviene con questi chatbot. Questo quindi è sostanzialmente il tema diciamo, la scaletta di quello che vuole essere la mia presentazione di questa sera. In particolare vedremo 3 cose fondamentali, 3 momenti. Prima di tutto una brevissima descrizione della piattaforma, non tanto per la piattaforma in sé, quanto perché effettivamente lo strumento determina anche poi i risultati che si ottengono. Ad esempio vedremo che la piattaforma non utilizza strumenti di riconoscimento del linguaggio naturale, e quindi questa è una tecnologia, sono strumenti che non vengono utilizzati, mentre ne utilizza degli altri.
Vedremo poi un po' di dati aggregati. Secondo me questa forse, beh, comunque è una parte piuttosto interessante, perché da lì potremo vedere un po' quali sono le tendenze, quali sono effettivamente gli utilizzi che in maniera aggregata su un campione relativamente limitato, nel senso vedremo ci sono milioni di utenti, però sono tutti utenti, come può dimostrare anche qualcuno, molto convinti, molto partecipi, che credono molto ovviamente nell'utilizzo di questo strumento, che quindi ci dedicano delle energie e delle risorse. E poi vedremo quelle che, analizzando tutti i chatbot che sono stati costruiti, secondo me sono le cinque principali tipologie di chatbot, le cinque principali strutture e obiettivi che i chatbot, questi chatbot. Partiamo dal presupposto che questa piattaforma è una piattaforma che si rivolge principalmente a piccole e medie agenzie, e quindi a piccole e medie professioniste del marketing, anche a ovviamente privati che la vogliono utilizzare, perché comunque uno degli obiettivi, è una delle caratteristiche principali su cui abbiamo puntato, è la semplicità di utilizzo, ma tendenzialmente gli utilizzatori sono piccole e medie agenzie web, consulenti di web marketing, che ovviamente poi utilizzano la piattaforma per creare dei chatbot da rivendere e da utilizzare per i loro clienti. Partiamo quindi dalla piattaforma. Come abbiamo detto, questa è una definizione, diciamo, del contesto all'interno del quale noi ci muoviamo e dello strumento che noi utilizziamo, e diciamo questo strumento di cui noi stiamo facendo l'analisi. Diciamo, viene creato, il sistema permette di creare un chatbot associato ad una pagina Facebook per chi crea, per chi ha già utilizzato. Anzi, una domanda: chi è che ha già creato dei chatbot in generale e nello specifico per Messenger? Molte persone. Come vi dicevo prima, non c'è, diciamo, un riconoscimento del linguaggio naturale, ma sostanzialmente vengono create delle risposte che poi sono in qualche maniera interpretate, non in maniera esclusivamente letterale, però comunque sono delle risposte ad ogni parola chiave, risposte che appunto rispondono, che si attivano in base ad una o più parole chiave. Ok? Quindi il meccanismo è questo, in sostanza, quindi si crea questa struttura ad hoc. Il sistema permette di creare diverse tipologie di risposte, vedremo poi quelle che sono le principali, ne analizzeremo anche le caratteristiche, diciamo, funzionali di interfaccia. Tendenzialmente però sono una risposta semplice di testo, quindi un messaggio, il carousel, che è una, diciamo, un output specifico di Messenger, in cui c'è appunto uno slider di immagini con dei titoli, l'integrazione con gli RSS, il form, vedremo poi dopo che cos'è questo form effettivamente e come e perché è una delle tipologie più utilizzate, e altre tipologie. E poi, collegandomi anche a quello che dicevamo prima, c'è la possibilità ovviamente di collegare risposte tra di loro attraverso dei bottoni, cioè la risposta può essere sia attivata attraverso la digitazione della parola chiave che è associata, ma anche, e questo appunto è un tema, è un punto molto interessante, ma anche cliccando, diciamo, sui bottoni che vengono allegati, diciamo, che vengono inseriti in ogni risposta. Questo è, come dire, le caratteristiche base della piattaforma. Ci sono poi ovviamente altre funzionalità che effettivamente possono, diciamo, sono piuttosto interessanti da analizzare dal nostro punto di vista, perché ci fanno capire se e come questi chatbot vengono effettivamente utilizzati. Ovviamente c'è il bottone inizio, il bottone get started, c'è la possibilità di settare degli orari, il greeting text, che sarebbe il testo, diciamo, di benvenuto che viene mostrato tendenzialmente, anzi penso esclusivamente su mobile, quando la prima volta in cui si apre la pagina, insomma si inizia a chattare su questa pagina, la modalità demo, il persistent menu, che è, insomma, è una modalità di navigazione per cui è presente effettivamente un menu costantemente alla sinistra del box del chat, e poi la possibilità di attivare, questo è anche un'altra funzionalità di marketing molto interessante, ma su cui Facebook sta cercando di porre un controllo abbastanza stringente, la possibilità di attivare una chat in risposta ad un commento, ad un post sulla pagina a cui è associato il chatbot. Il sistema fornisce poi dei template già pronti, sostanzialmente delle risposte, un set di risposte relativamente limitato, perché è un po' come dei mattoncini Lego con cui è possibile costruire dei chatbot ovviamente
complessi, ma una serie di template di risposte già pronte per diverse tipologie di business, ristorante, la web agency e così via. E poi ci sono degli strumenti di marketing automation, per cui è possibile, così come nella più tradizionale, diciamo in ambito email, come dire, strutturare e creare delle sequenze di drip emails, delle sequenze di email che vengono inviate dopo certi giorni solo a chi è stato taggato in una certa maniera. La stessa cosa si può fare ovviamente con i chatbot, associando il tutto a un sistema di tagging, per cui ovviamente chi attiva una certa risposta può venire taggato con determinate parole per poi essere così, come dire, mirato e, diciamo, a cui indirizzare in maniera più precisa delle sequenze e dei messaggi successi. Quindi hai detto che il tag lo usi in pratica come un cookie? Sì e no, nel senso che il cookie, diciamo, il cookie tendenzialmente si perde nel tempo, ha una sua vita, mentre invece il tag è veramente un'etichetta che tu associ ad una risposta, quindi in maniera molto semplice funziona così: quando tu crei una risposta, specifichi quelle che sono i tag di quella risposta, tutti gli utenti che attivano quella risposta ricevono, vengono poi etichettati con quelle etichette lì. Da quel momento lì, non so, ad esempio c'è la risposta a Facebook, che cosa è? In realtà è tutto interno al sistema, nel senso che è un sistema di marketing automation interno al sistema. Facebook viene utilizzato veramente solo come piattaforma di delivery, di consegna del messaggio, diciamo così. Appunto, come dicevamo, i bot creati, chiaramente, questo è il motivo per cui ho voluto spiegarvi un pochino come funziona la piattaforma, i bot creati dipendono da quello che uno ha a disposizione, ovviamente. E quindi quello che noi vedremo, le statistiche, le analisi, gli esempi che noi vedremo dipendono appunto anche da questo. Infine, uno strumento piuttosto utile per gli utenti, tra l'altro una cosa a cui abbiamo lavorato proprio oggi, uno strumento piuttosto utile per gli utenti, ma anche per noi, è la mappa del bot. Secondo me questo è un elemento piuttosto interessante che utilizzeremo appunto poi per analizzare le varie tipologie di bot, perché da lì vediamo appunto come si struttura questo albero, visto che alla fine la modalità di interazione di questi bot è appunto ad albero, e quindi c'è proprio uno strumento grafico che permette visivamente immediatamente di individuare quelli che sono i percorsi, quelli che sono i vari elementi di ogni bot. Ovviamente non devo dirlo, ma se c'è una domanda, qualunque cosa, interrompetemi in qualsiasi momento, è chiaro. Benissimo, allora passiamo adesso, abbiamo visto un pochino appunto l'ambito all'interno del quale noi ci muoviamo, passiamo ad analizzare un po' di dati aggregati. Una piccola, diciamo, foto di gruppo, piccola ma interessante foto di gruppo di quello che è, come dire, la situazione fino ad ora che io ho potuto individuare attraverso l'analisi degli utenti e delle persone che hanno utilizzato e che continuano a utilizzare la nostra piattaforma. Prima di tutto, appunto, di che numeri stiamo parlando? Tra l'altro questa presentazione l'ho fatta 3 o 4 giorni fa, negli ultimi 3 o 4 giorni c'è stato un massiccio influsso di tester, diciamo, di persone, quindi questi numeri andrebbero, soprattutto quelli, diciamo, assoluti, andrebbero tutti come dire, un attimo rivisti verso l'alto. Però tendenzialmente dal lancio della piattaforma, quindi negli ultimi 4-5 mesi, sono stati creati circa 250 bot, ok? Quindi non è un numero, non sono 10.000 bot, però è un numero secondo me che statisticamente inizia ad essere piuttosto interessante, piuttosto rilevante per appunto iniziare ad avere dei dati sull'utilizzo, appunto quello che noi stiamo cercando di analizzare questa sera, cioè portare a casa, cercare di capire come questi strumenti vengono utilizzati in un mercato e nella vita reale. Quindi appunto 250 bot, il 60% più o meno ha attivato il tasto inizia. Non so se questo quello funziona. Proviamo. Forse al contrario. Yes. Non ci sia nessun gatto. Il tasto get started, il tasto inizia, è quello che da cui tendenzialmente, per chi fa bot su Messenger, lo sa, è quello da cui tendenzialmente si parte per avviare la conversazione, ovviamente. Il fatto quindi che il 40% non abbia attivato il tasto inizia mi fa pensare che siano dei bot di test, cioè che uno venga, dice vabbè, vediamo un po' come funziona la piattaforma e così via, però non lo metto in produzione, no? Perché se no il tasto get started è la prima cosa più essenziale, diciamo, più essenziale. Quindi questo ci dice che appunto, allora,
ci dice due cose. Prima di tutto, il campione in realtà è del 60% di 250, quindi 150 più o meno, e poi che è uno strumento che molte persone vogliono sperimentare, che non sono magari pronte a mettere appunto in produzione, ma con cui diciamo possono essere interessate a giocare un po' per capire che cosa effettivamente è possibile fare. Il numero di risposte medie, cioè di appunto parole chiave, come abbiamo visto prima, no? Cioè di diciamo foglie, elementi dell'albero, è 7. Però questa è una media veramente che non vuol dire praticamente nulla, perché la varianza è elevatissima, nel senso che ci sono bot con una, due risposte e altri con 50, ne vedremo poi uno con 130. Non so come faccia questo a gestire 130 risposte, però è così. Quindi questo, il numero in realtà, ripeto, è il numero interessante secondo me è capire che ci sono bot con molte risposte, con 50 e più risposte, con 50 e più elementi. Quindi le persone sono anche pronte a alcune persone, in particolare questo è un marketer, un amico australiano, è pronto a dedicare delle risorse intellettuali, diciamo, per gestire degli alberi così complessi. Okay. Vediamo qui, adesso entriamo proprio più nel dettaglio anche dell'utilizzo della piattaforma. Vi ho detto prima che la piattaforma consente diverse tipologie di risposte. Qui ad esempio vediamo, ecco, questo qui è quello che noi chiamiamo bundle, cioè con dei pezzi di vari di contenuto, testo, immagine, ci potrebbe essere uno slider, ed è ovviamente la tipologia di risposta più utilizzata. Il 30% di bot ha almeno un bundle al suo interno. O meglio, no, il 30% di tutte le risposte create sulla piattaforma è di questa tipologia qua. Chiaramente questo è abbastanza evidente perché è quella più flessibile, no? È quella che dà al tempo stesso più contenuti. Tra l'altro sulla nostra piattaforma è possibile inserire un ritardo tra una e l'altra risposta, in ritardo in cui vengono mostrati i tre puntini, la qualcosa dà un minimo di più, quasi una sensazione di naturalezza, di umanità, diciamo. Secondo me un dato interessante è questo, però, cioè quasi allo stesso livello c'è la risposta semplice, cioè la singola risposta testuale, ok? Quindi appunto quasi un altro terzo di tutte le risposte è una semplice risposta. Questo perché? Perché a mio modo di vedere ci si aspetta comunque una risposta, spesso ci si aspetta comunque, o chi crea un bot si aspetta che l'altro si aspetti, una risposta secca, semplice, così come si potrebbe dare, diciamo, in maniera naturale, in maniera umana. Ovviamente questo tipo di risposta è chiaramente una risposta automatica, perché non è possibile su Messenger, diciamo, con la velocità con cui effettivamente viene fatta dal sistema rispondere in questa maniera qua. Mentre invece la risposta testuale è relativamente naturale, e quindi un terzo delle persone, un terzo di tutti i trigger, un terzo di tutte le risposte è così. Un quinto, quindi diciamo abbastanza, perché ovviamente ne basta poi uno per ogni bot, usa la tipologia form. La tipologia form replica più o meno, cerca di replicare su Messenger un classico form web, dove ci sono una serie di campi anche di tipologie diverse, la select e così via, ed è utilizzato ovviamente, ed è la risposta, lo strumento più di marketing, nel senso che è quello in cui ecco, gli amici, ah no, spengono le luci, gli amici se ne vanno, ok. la musica è finita, no. In cui appunto il chatbot fa delle domande, per cui di solito qual è il tuo indirizzo email, qual è la tua età e così via, fa delle domande che vengono acquisite, che possono essere acquisite attraverso la piattaforma, poi tra l'altro inviate a MailChimp, Zapier, insomma, e così via. Però appunto è una tipologia di risposta molto utilizzata, proprio perché è quella che più, come dire, permette di poi realizzare quello che è effettivamente l'obiettivo della maggior parte di questi bot. Lo vedremo poi dopo nelle tipologie di bot, però tendenzialmente l'acquisizione del lead, poi adesso sto usando una terminologia molto marketing, quindi magari anche farmi un po' di praticare qualcuno, però comunque
l'acquisizione del contatto, l'acquisizione di informazioni, no? Perché sennò alla fine questa chat dove va a parlare? No. Tornando a quello che dicevamo prima, vedete però che i chatbot attivi, cioè quelli che hanno almeno un subscriber è una persona che ha interagito con il chatbot, ok? Sono circa il 70% del totale, quindi questa cosa, c'è cioè questo 10% di differenza, abbiamo detto prima che il 60% aveva il tasto get started. In realtà però probabilmente ci sono dei chatbot che sono attivi, vengono utilizzati, ma senza tasto get started. Questo vuol dire che probabilmente le istruzioni per l'utilizzo del chatbot vengono date altrove. L'obiettivo non è quello di, ad esempio, interagire con persone da zero, cioè che non hanno mai avuto un'interazione con quella pagina Facebook, classico esempio, no? di chatbot, ma piuttosto di svolgere delle funzioni, e le vedremo poi dopo, effettivamente c'è un paio di tipologie di chatbot che potrebbero rientrare in questa categoria, di svolgere delle funzioni che si conoscono a priori, ok? Che si sanno già a priori. In totale la piattaforma, diciamo meglio, questi chatbot attivi, appunto, quindi in totale la piattaforma ha, leggermente non so altro, ma comunque a oltre 4.300 iscritti, cioè 4.300 persone di vario tipo e di varia estrazione, ovviamente tutte le persone che possono essere su Facebook, hanno interagito con uno di questi chatbot, ok? Anche in questo caso la media, perché proprio la media matematica è 25, ma la varianza è davvero molto molto elevata. Si passa da chatbot con uno o due diciamo subscriber, perché appunto probabilmente sono chatbot di test e così via, chatbot invece con centinaia e anche qualcuno forse con migliaia di subscriber, perché fanno parte tendenzialmente o sono di appunto pagine e realtà che hanno già un amplissimo bacino di utenza, e quindi questo chatbot, effettivamente questi chatbot vengono poi utilizzati da e pubblicizzati in un mercato già pronto a riceverli, oppure sono associati a delle campagne di Facebook Ads, perché effettivamente Facebook consente diciamo di fare pubblicità su Messenger, e quindi ad esempio nel caso di un agente immobiliare, un esempio che vedremo dopo tra l'altro, attraverso appunto delle campagne di Facebook Ads mirate a Messenger, questa persona è riuscita ad acquisire lead ad un costo molto molto basso e in maniera molto mirata, perché abbiamo visto che con le domande, con l'interazione è possibile mirare e quindi profilare molto bene, perché è l'utente stesso che si autoprofila rispondendo alle domande, cliccando e così via, profilare in maniera molto precisa chi interagisce appunto con il nostro bot. Oh, questo è un altro slide secondo me piuttosto interessante per tutte e due i punti. Prima di tutto un terzo ha quelle che noi chiamiamo una miss reply, ok? Sarebbe a dire una parola, qualcuno ha digitato una frase, una parola, qualcosa che non è stata riconosciuta dal chatbot, cioè che non era prevista. Secondo me la cosa interessante, questo dato è molto interessante per due motivi. Primo, perché tutto sommato è un numero basso, questo vuol dire che due terzi dei chatbot non hanno, cioè le persone che interagiscono con o ben due terzi dei chatbot seguono il percorso, non sentono la necessità di scrivere qualche cosa, non si sentono non capiti e così via. Il motivo, secondo me, viene dall'utilizzo che noi incentiviamo e che comunque in generale, che abbiamo evidenziato prima nella presentazione di prima, l'utilizzo di bottoni di navigazione, per cui la maggior parte della navigazione in realtà avviene attraverso bottoni. No? Cioè vengono appunto ad ogni risposta vengono associati dei bottoni che possono essere sia dei link esterni oppure dei bottoni che attivano altre risposte, e quindi la maggior parte poi dei risultati e di obiettivi e di interazione con il chatbot avvengono così, avvengono attraverso questa navigazione, diciamo, tra virgolette guidata. L'altro dato interessante è poi, noi tutte queste miss reply le salviamo, ovviamente, abbiamo, come dire, cioè teniamo traccia di tutte queste parole che vengono effettivamente inserite. E l'analisi di queste parole, ovviamente fatta per ora in maniera piuttosto empirica e abbastanza
abbastanza veloce, però dimostra come dimostra come spesso le persone chattino in maniera molto naturale con un chatbot, scrivano anche delle cose relativamente personali e private, ovviamente poi dipende da quello che è comunque l'ambito del chatbot, l'obiettivo del chatbot, però l'analisi di queste, del sentiment, diciamo, e anche della tipologia di interazione, dimostra che anche se si sa che è un chatbot, perché comunque è abbastanza spesso evidente che si tratta di chatbot, però le interazioni sono piuttosto naturali, cercano di essere di solito piuttosto naturali. L'ultimo punto, diciamo, riguarda le marketing automations. Abbiamo detto che le marketing automations appunto sono un po' come, non so se qualcuno magari le utilizza su MailChimp o su altri strumenti tipo Drip o così via, permettono di specificare dei messaggi che autonomamente vengono inviati appunto a chi è stato taggato in una certa maniera, a chi ha interagito in una certa maniera e così via, quindi messaggi che vengono automaticamente inviati dopo un certo periodo. Solo il 10% però dei chatbot utilizza questo strumento. Da un lato effettivamente è uno strumento di marketing relativamente avanzato e quindi ci può stare anche che non tutti sappiano o capiscano o ne conoscano anche effettivamente l'utilizzo. Dall'altro, secondo me, c'è da dire che probabilmente molte persone considerano i bot come dei risponditori immediati, non tanto come uno strumento di lead nurturing, cioè di, diciamo, nutrimento del lead, quanto piuttosto come appunto uno strumento di interfaccia immediata. Rispondo, arrivo, acquisisco il lead e magari poi lo gestisco, me lo coltivo, ecco, su MailChimp ad esempio, me lo coltivo poi su via email. Tendenzialmente il chatbot è visto come uno strumento immediato di risposta di distribuzione di un'informazione appunto immediata. Ok, perfetto, allora abbiamo visto dei dati aggregati, adesso in base a quella che è appunto l'analisi dei chatbot che effettivamente sono stati sviluppati, io ho individuato 5 tipologie principali di chatbot, che adesso vedremo anche con degli esempi concreti. Il chatbot informativo, il chatbot invece di contenuti, che è anche un altro secondo me piuttosto interessante, il chatbot, appunto, poi vedremo che cosa intendo per creare engagement e subscribers, diciamo. Il chatbot di marketing, che è nettamente quello più diffuso e probabilmente quello anche che, come dire, è quello che porterà più avanti, diciamo, questo strumento nei marketer, attraverso i marketer. E infine il chatbot di social commerce, o quasi, perché poi vedremo che effettivamente non è che ci siamo proprio tantissimo. Allora, il chatbot informativo è proprio il chatbot base, quello che ha pochi trigger, vedete, poche risposte, questa è la mappa di un chatbot effettivamente, e serve a immediatamente fornire delle informazioni, così come potrebbe fare, diciamo, una landing page o un mini sito vetrina, ok? Io vi ripeto, il mio background è web, quindi più o meno faccio sempre questo parallelo, diciamo, con la parte, diciamo, web. Appunto pochissimi trigger, qui sono, a parte il tasto get started, sono poi 5 tendenzialmente, ed è uno dei più diffusi tra l'altro per un semplice motivo, che è anche il più facile e veloce da fare, no? Da capire anche, perché comunque noi appunto prima c'era chi diceva noi sappiamo che cosa sono i chatbot, ma effettivamente no, cioè, ci viviamo all'interno di questo mondo, ma effettivamente anche per un marketer che è abituato a mandare email, insomma, è uno strumento che va capito, ok? E questo ovviamente è quello che ti permette immediatamente di capirlo. Ah, ok, ci sono 4-5 parole, chi digita quella parola riceve una risposta, ok? Quindi il chatbot informativo. L'esempio è appunto questo franchising nelle Filippine, ho cercato di scegliere degli esempi relativamente lontani da noi, così non c'è problema, diciamo. Questo franchising che vuole fornire informazioni iniziali, no? A chi è interessato a far parte di questo franchise.
diciamo. E quindi, come vedete, sono tutte delle risposte. Questo è, diciamo, lo slider, quindi quello che abbiamo detto, no? Un carousel di immagini. Questa è un'immagine e questo è un testo semplice, una risposta testuale semplice. Ok? Quindi questa è la prima, secondo me, tipologia di chat. Un'altra, ecco, un altro esempio molto interessante è questo, che ha addirittura un solo trigger, che è un link ad un video. Quindi in questo caso ha oltre 600 iscritti, ok? Quindi in questo caso è evidentemente uno strumento di diffusione di un contenuto su Messenger. Ok? Domani, no. Tutto chiaro? Domani, no. No, è tardi, il problema è quello. Non è che è tutto chiaro. Va bene. Allora, vediamo poi il chatbot di contenuti. Questo è un altro chatbot, un'altra tipologia secondo me molto interessante, che sfrutta invece, diciamo, le marketing automation. Ok? In sostanza è la newsletter. Ok? Per cui è di solito molto semplice, anche in questo caso. Ha la gestione della subscribe and subscribe, cioè della iscrizione e disiscrizione dal chatbot, ok? E serve per acquisire contatti da a cui fornire informazioni periodiche, ok? Fornire contenuti periodici. Un esempio di questo è una guida turistica per l'Asia che ha deciso di avere un chatbot di struttura molto semplice, ma poi, vedete, ogni giorno manda una scheda di un nuovo paese, di una nuova, insomma, di un nuovo monumento e così via. Ok? Quindi in realtà il chatbot è molto semplice, ma poi c'è tutta una libreria di contenuti che vengono inviati periodicamente per ovviamente aumentare l'engagement, per essere sempre presenti sul telefonino o sul messenger persona e così via. Anche questo chatbot ha un sacco di subscriber, ha un sacco di persone che effettivamente si sono iscritte. Questo altro chatbot qui, vedete, inizia a essere un pochino più complesso, diciamo, ed è il chatbot che io ho chiamato per creare engagement e subscriber. Diciamo che è un po' il Farmville della situazione, diciamo così, no? Nel senso che effettivamente è un chatbot dove l'obiettivo principale non è tanto fornire contenuti, perché poi spesso è una roba un po' così ai limiti, simpatica, carina, spesso stagionale e così via, ma è quanto più che altro per acquisire subscriber, per acquisire persone che si iscrivono. L'esempio, due esempi, uno è questo Santa Bot che aveva fatto un mio amico a Natale, dove praticamente tu chattavi con Babbo Natale. E poi c'è questo qui invece, la Daily GIF, non so se la lo pronuncio così, la Daily GIF, per cui tutti i giorni ti manda una GIF animata, sfruttano, quindi in realtà poi alla fine il contenuto non è, ma è semplicemente un modo un po' simpatico, e semplicemente ciao, un modo un po' simpatico per acquisire dei subscriber, che poi eventualmente, questo diciamo che è proprio quello da marketer un po' più, diciamo così, borderline, ecco, grey hat, cioè acquisisco dei lead, o meglio acquisisco dei contatti e poi qualche cosa ci farò, insomma, con questi. Oh, passiamo adesso a quello che è effettivamente il chatbot più interessante oggettivamente, utilizzo, ripeto, per quello che è la mia tipologia, vi ho spiegato prima, per quella che è la mia, il mio segmento di mercato, la mia nicchia a cui effettivamente questo strumento si rivolge. Il chatbot di marketing, ecco, vedete che questo qui è un pochino più complesso, questo è appunto, sono tutti i trigger, questo è quello famoso da 130 trigger, ed è, allora, la caratteristica di questo chatbot, le caratteristiche sono, secondo me, appunto queste tre principali, abbastanza, come dire, evidenti, ma secondo me interessante questa, nel senso che fino adesso, tutto sommato, noi abbiamo visto dei chatbot che, come dire, si appoggiano, o meglio, sfungono da appoggio e sono in parallelo a qualche cos'altro, no? Abbiamo visto quello del franchising, dove c'è il franchising con la pagina web, il sito e così via. Abbiamo visto anche tutto sommato quello con un singolo trigger, è evidente, lì c'è poi il video e tutto un altro mondo. Quindi in qualche maniera, come dire, sono in parallelo rispetto a qualche cos'altro. Questo chatbot qui invece può essere, ed è spesso, fine a se stesso, cioè è un chatbot chiuso, che non necessariamente ha qualche cosa al suo esterno, ovviamente è associato ad un business, però
tutta quanta la transazione, diciamo, può avvenire attraverso il chatbot. Per cui io inizio ad acquisire informazioni su, non so, un immobile che mi interessa, quindi una zona, il chatbot mi fa una serie di domande, mi acquisisce il lead e così via, e tutta la transazione, diciamo, che in questo caso è ad esempio di acquisizione del lead e di, come dire, e di creazione di un appuntamento, ad esempio, avviene sul chatbot. Okay? Per questo quindi è quello, secondo me, più interessante per noi che effettivamente stiamo lavorando in questo settore qui. Chiaramente per realizzare questo il chatbot deve essere più complesso, perché deve, come dire, prevedere molte più strade, prevedere anche molto engagement, per cui io ho sempre qualche cosa da fare su questo chatbot per arrivare poi ad un obiettivo, e di solito appunto integra una mappa molto articolata, abbiamo detto massimo 130, anche con quindi tutto lo strumento di marketing automation e tagging. Quindi è quello che sfrutta e utilizza, diciamo, al 100%, per dir così, la piattaforma. Appunto, abbiamo detto, ad esempio, un agente di real estate, un agente immobiliare, che si è creato, o meglio, si è fatto creare questo chatbot per presentare le sue proprietà. Tra l'altro c'è anche poi una parte in cui uno, diciamo, chiede, o meglio, percorre i primi step per chiedere ad esempio un mutuo e così via, e appunto molto interessante, prego, e quindi molto interessante appunto l'utilizzo del form, quello che dicevamo prima, cioè di questo strumento in cui che utilizza il chatbot per chiedere informazioni, per chiedere, non so, il budget a disposizione, la zona che si desidera e così via, così da appunto acquisire questo lead e poi poterlo contattare telefonicamente o attraverso appunto delle marketing automation, visto che poi ogni step permette di taggare, appunto, di etichettare quell'utente in maniera molto precisa. Un'altra cosa che ovviamente viene sfruttata in questo caso qui sono appunto le integrazioni con sistemi esterni. La piattaforma consente un'integrazione nativa con Mailchimp oppure con Zapier. Chi sa, conosce Zapier? Perfetto. Zapier, per chi non lo conosce, è uno strumento veramente potentissimo, nel senso che, come dire, permette di collegare tanti pezzi insieme. Ad esempio, poi se volete sulla piattaforma lo vedete, noi abbiamo creato un demo dove i dati acquisiti da un form venivano inviati, salvati su uno spreadsheet, su Google Sheet, poi veniva inviato un messaggio su Slack, su un canale Slack, avvertendo che qualcuno aveva inserito questi dati, e infine, perché poi può essere circolare questa cosa, veniva inviato un messaggio di ringraziamento all'utente che aveva effettivamente digitato, che aveva effettivamente inserito quei dati sul chat. Ovviamente questa è una cosa che ha senso nel momento in cui il business e la transazione appunto avviene ed è contenuta all'interno del chat. Un altro esempio è appunto questo di un consulente finanziario, dove diciamo la caratteristica è che allora, sulla piattaforma è possibile organizzare i propri trigger, le proprie risposte in conversazioni che non hanno nessun che non hanno nessun impatto poi sull'effettivo utilizzo del chatbot, hanno un senso proprio nell'organizzazione concettuale e visiva delle proprie risposte. In questo caso anche questo appunto aveva una mappa molto complessa e quindi i vari trigger sono stati organizzati in diverse conversazioni che mappano più o meno quelli che sono i servizi offerti da, in questo caso, da questo consulente finanziario. Quindi, non so, appunto, personal finance, tutti i trigger di quello, non so, retirement e così via, tutti i trigger di quello. Un'altra caratteristica interessante di questa tipologia di chatbot appunto è la definizione dell'obiettivo, tant'è che noi adesso stiamo ragionando sullo sviluppo di una tipologia di trigger di tipo funnel, per cui tu proprio hai degli step, e tra l'altro anche dal punto di vista di analytics è più semplice verificare la realizzazione della conversion, diciamo, della conversione. Se lo azzecco stavolta, sì. Ok, e infine un altro chatbot secondo me interessante, perché è più proiettato al futuro, è il chatbot di social commerce, cioè quello di appunto e-commerce, cioè di vendita effettivamente di prodotti, tendenzialmente più che di servizi, di prodotti attraverso appunto il chatbot, perché quasi
perché allora intanto vabbè ovviamente come dire farsi pagare all'interno è chiaramente il sacro grale, cioè sfuggente, tra l'altro notate, è uscito il sacro grale vero, cioè vero nel senso quello che per Indiana Jones, quello vero. Una caratteristica è che ovviamente il chatbot per sua stessa natura, cioè non ci compro la macchina col chatbot, è ideale per acquisti di impulso comunque di piccolo medio montante. In quel caso lì però può essere effettivamente molto efficace, può avere dei tassi di conversione molto alti, perché tu chattando con questo soggetto, che poi abbiamo visto prima, tra l'altro, con cui crea anche una relazione, e poi la conversione la fai, perché come quasi se tu stessi chattando con una persona, quindi ti senti molto coinvolto nel processo, ci hai investito anche del tempo, insomma, un po' per tornare a Cialdini, tu ci hai messo dentro del tuo e quindi poi converti, no? A quel punto. Però appunto dicevamo quasi, perché? Perché il bottone buy now, fase di test, US only, il pagamento anche attraverso la web view, diciamo con il pagamento, l'integrazione nativa con Stripe e PayPal, ma attraverso Facebook, anche questo US only, quello che resta è la custom web view, vabbè poi adesso entriamo un po' più nel dettaglio, però diciamo l'apertura di una pagina web sostanzialmente dove pagare. Però anche lì bisogna vedere quanto Facebook effettivamente consente questa cosa, perché chiaramente questa è il sacro grado anche per Facebook, nel senso che, quando dicono siete sulla nostra piattaforma, il 30% delle diciamo, non andate a pagare PayPal o Stripe, ma dovete pagare voi. Quindi è tutto da valutare. Però c'è qualcuno che più o meno ci prova lo stesso, lo fa lo stesso, ad esempio abbiamo questo bot qui, questo Seven Social, che praticamente sarebbe una pagina, un sito di auction di aste per gioielleria, diciamo, e quindi diciamo il loro trucco tra virgolette è che poi reindirizzano la pagina Facebook dove poi effettivamente portare avanti la transazione. Un'altra cosa che diciamo vabbè si può fare sulla piattaforma è questa roba qui, questo proof of concept di un'agenzia, è appunto proprio il classico acquisto d'impulso perché è una pizzeria al taglio, diciamo, e qui è la pizzeria da porta la consegna, e qui adesso vedete che questa cosa qua è una Facebook app sviluppata con più o meno la stessa piattaforma su cui si basa la piattaforma di Chatbot Builder, per cui tu in sostanza usi il chatbot per stimolare l'interesse per poi chiuderlo comunque all'interno di Facebook, quindi dare comunque una, come dire, un'esperienza coerente e non interrotta, diciamo, perché poi basta, soprattutto negli acquisti di impulso, basta proprio poco. Sono appunto l'impulso e quindi se perdi l'abbrivio hai perso. Concludendo, il gran papino, chi c'ha la mia età si ricorda forse, ma buongiorno. Allora, primo punto, i chatbot vanno, cioè le persone li usano, li creano e effettivamente li usano. Io tutti i giorni, adesso a parte c'è stata questa marea di tester per iniziative varie, ma comunque in maniera organica 4-5 persone al giorno si registrano sulla piattaforma e li usano e creano chatbot. E dall'altro lato i chatbot hanno interazioni. Io vedo ad esempio, appunto, vi ho detto prima la tabella, per adesso c'è proprio solo l'accesso al database, non PHP MyAdmin, ma comunque la tabella delle missed replies e cresce costantemente. Quindi le persone chattano con i chatbot. Primo punto. I chatbot sono uno strumento molto flessibile. Secondo me la cosa interessante di questa slide è questa. Questo è un punto su cui io mi sto un po' battendo, diciamo così, con anche qualche articolo di qua e di là. Secondo me per piccoli e medi business, lo dico, lo sto dicendo, possono sostituire il sito web. Perché un sito web, tutto sommato, è uno strumento che oggettivamente non è proprio naturalissimo, no? Perché questi wall of text, questi testo, poi ti distrae, bottoni, menu, immagini, flash, video e così via. Un chatbot, in particolare per piccoli e medi business, ti ha un percorso guidato da cui tu difficilmente esci, ha una interazione umana, e ti porta ad una conversione in maniera quasi naturale. Il sito web lo devi proprio volere, tant'è che infatti
oggettivamente c'è una scienza, diciamo, del web marketing, che è la conversion rate optimization, cioè ottimizzare per le conversioni. Per il chatbot è il chatbot quello che ti ottimizza per le conversioni, poi ovviamente anche lì i microcopy, il percorso giusto e così via, però è inevitabilmente più efficace a mio modo di vedere. E questo poi è qua, questa è la mia ultima slide. Fortunatamente, diciamo così, l'offerta però è ancora indietro rispetto alla domanda, nel senso che secondo me c'è molto, gli utenti sono pronti ad usare chatbot, lo vogliono usare, perché se ci pensiamo, noi parliamo e chattiamo da 30.000 anni, no? Più o meno, insomma. Leggiamo e scriviamo da 5.000, 3.000, 4.000, no? Quindi inevitabilmente l'interazione verbale, conversazionale, è sicuramente più efficace e ottiene risposte migliori. Però, e qui ovviamente mi tiro in ballo anche io, davvero per marketer e piattaforme possono fare di più, cioè secondo me c'è molto margine di crescita in questo mercato qui. E quindi in conclusione, insomma, se siamo qui, se siete qua, secondo me avete io direi che ho finito, grazie, qui ci sono i miei riferimenti, mi trovate su LinkedIn. Quindi, cioè, domande come volete, no. Condividi slide un po'? Sì, sono su Drive, sono su Google Drive. Sì. No, davvero, adesso a parte gli scherzi, sì, domande, prego. Posso? No, io sono curioso, per questioni più legali, dato che i dati rimangono, siete voi che state i boss, sì. Quindi rimangono nei vostri database. Avete avuto problemi a gestirla questa questione? Perché questa è un'ottima domanda. Noi, diciamo, siamo basati negli Stati Uniti, dove effettivamente, onestamente, la legislazione è un pochino meno stringente, diciamo. Per ora siamo sufficientemente piccoli da non avere avuto ancora questo tipo di problemi, però sicuramente è un tema che dobbiamo risolvere appena cresceremo. Un'altra domanda simile, cioè vicina, che però probabilmente non so se può rispondere, ma tipo avete tipo, per gestire un chatbot che può avere un sacco di richieste, può avere nessuna richiesta, cioè interazione, vabbè, cioè, alla fine sono richieste che tipo interessati, li mettete, cioè sono ognuno ha una sua macchina virtuale. Sono richieste. Guarda, rispetto a quello, secondo me anche questo è un tema molto interessante, perché rispetto a quelle che sono le richieste, diciamo, quindi il carico che un sito web richiede, tra jQuery, HTML, immagini, video, varie richieste, un chatbot è molto 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 più leggero, quindi in realtà davvero questo problema è, diciamo, di un livello di grandezza inferiore. Esatto, molto inferiore rispetto a un sito web. Quindi prima di andare noi abbiamo ottimizzato le nostre macchine per i siti, ovviamente, per i siti web. Quindi prima di raggiungere quel tipo di livello lì, ne dobbiamo fare, diciamo, perché gli utenti saranno 500.000, non 4.000, ma sì, esatto, cioè nel senso, e poi soprattutto la richiesta di risorse per la gestione di un sito web, e anche questo secondo me è un tema che ovviamente adesso mi hai dato uno spunto interessante di riflessione in maniera più strutturata, ma anche questo è un tema, cioè sono molto meno intensivi e richiedono molte meno risorse da gestire, perché poi alla fine ogni risposta è un webhook, appunto, è una chiamata REST alla fine. Mentre invece un sito, una pagina, un click, sono 30, 20, 50, sì, database e così via. Renderizzare. Esattamente, cioè. Quindi anche questo ambito è molto interessante. L'ultima domanda, proprio, scusate. Avete pensato di spostarvi ad altre piattaforme o rimarrete sempre? Ma guarda, in realtà ci abbiamo pensato. Tutto sommato, Messenger ha. Allora, c'è questa famosa statistica di aprile 2017 che ha 1.200.000 utilizzatori mensili, adesso saranno almeno 1.500.000. Alla fine
il motivo è un motivo più che di natura tecnologica, è un motivo di natura, diciamo, di business, nel senso che noi ci rivolgiamo a piccole e medie agenzie che poi si rivolgono a, diciamo, il cliente finale, che è appunto il piccolo franchising piuttosto che il chiropratico e così via. Quelle persone lì sono su Messenger, non sono su Slack, non sono su Telegram, no, cioè, quindi è più una scelta di business che tecnologica. In teoria la piattaforma basta aggiungere, diciamo, un adattatore e la stessa piattaforma funziona su Slack o su YouTube. C'era un'altra domanda forse, no? Sbaglio? C'è un'altra anch'io. E tipo per se pensate di aggiungere strumenti, modi, beh, l'hai già risposto perché hai detto piccole imprese, quindi no, ma tipo se qualcuno va in errore o vuole un umano, vuole un aiuto. Sì, ripeto, queste, diciamo, la tecnologia, il nostro modo di vedere, deve seguire le esigenze del cliente, dei clienti. Quello che noi notiamo è che molto spesso, è appunto dopo, con anni e anni e anni di esperienza, la tecnologia va spesso molto più avanti rispetto a quelle che sono effettivamente le esigenze del cliente finale, e quindi si trascura la parte di interfaccia. Io preferisco sviluppare meno funzionalità ma più tutorial, perché così le persone utilizzano il 70% della mia piattaforma invece del 30%, perché mi è costato sviluppare quell'altro 70% che poi nessuno utilizza o che utilizza una persona, la famosa regola 80-20 e così via, no? Per cui anche dal punto di vista, appunto, di sviluppo tecnologico, ad esempio noi abbiamo aggiunto Zapier da poco, tra l'altro devo dire che siamo, rispetto ai nostri competitor, probabilmente qualcuno avrà sentito parlare di in particolare di ManyChat e ChatFuel, però affidatevi, la nostra integrazione Zapier è l'unica che funziona. ChatFuel è un accrocco, non so se questo termine scientifico, e ManyChat non ce l'ha, cioè ha un'integrazione molto superficiale con Zapier, è più naturale ma è molto superficiale. Mentre ChatFuel invece è noto, è più noto di te. Eh sì, per adesso. Sì, però l'80% del post fatti con ChatFuel vengono abbandonati. Infatti, sì, c'è un motivo. Sì, beh, a ChatFuel è il classico esempio di piattaforma sviluppata da ingegneri per ingegneri e non si capisce niente. Cioè, è veramente complicata. Il nostro obiettivo è sviluppare una piattaforma sviluppata, diciamo, anche da marketer per marketer. Quindi l'obiettivo è quello. Poi è inutile, a parte che veramente l'altro giorno mi hanno fatto vedere l'integrazione Zapier di ChatFuel ed è una roba ridicola, perché tu devi copiare la URL del webhook e metterla a creare un webhook. Cioè non è Zapier, no. Non è Zapier, cioè Zapier è Zapier è un'altra roba, cioè lo crei, lo scegli, non è che copi, perché sennò così me la facevo da solo. Altro? Prego. Sì, avevo una domanda un po' che riprende quella della... in termini proprio di riservatezza dei contenuti, di copyright, cioè se io deposito un'opera d'autore che sono le specifiche funzionali di un chatbot, e poi decido di utilizzare la tua piattaforma, che garanzie ho? Se sono protetto, però vorrei evitare di andare in conflitto. Certo. No? Per quello che io posso dire fino ad ora, è chiaro che è lì, è perché vicino a te. No, glielo diciamo poi. Sì, nel senso, per quello che io posso dire fino ad ora, la relazione che c'è fra l'utente della piattaforma e noi è la stessa che c'è fra l'utente della piattaforma e Wix, ok? Di fatto è un luogo dove storare dei documenti. Quindi, così come quando, tra l'altro, questa piattaforma, esatto, diciamo, Builder, fa parte di una piattaforma dove si creano anche siti web, ok? Quindi dal punto di vista, diciamo, di gestione del diritto d'autore e della titolarità del bene, del prodotto, prestano loro tutti i diritti, basta. Esatto, esattamente come quando uno crea un sito web su Wix, su 1&1, per cui utilizzo la piattaforma ma la titolarità, sia dal punto di vista anche di responsabilità però per contenuti, è di chi ha firmato il contratto, quindi di chi si è iscritto. Ovviamente non acquisiamo il diritto, no? No, perché lo chiedo perché invece ho visto
diciamo, termini e condizioni dei tuoi colleghi, uno in Australia, uno in India, sostanzialmente dicevano tutto quello che carichi è nostro. Ci sono alcuni, adesso non so chi, ma io penso che alcuni, ripeto, dal punto di vista legale è parallelo alle piattaforme per creare siti online. Ci sono alcune piattaforme che effettivamente dove si, come dire, dà, concede il diritto, il copyright di tutto il materiale. Nel nostro caso no, noi veniamo da, il contratto è uguale a quello per creare il sito web dove effettivamente non acquisiamo la titolarità del materiale. Grazie. Però questi poi sono, sai, dettagli importanti, ma ok? Mangiamo? Yeah. Grazie.